Allora aspetta, attacca, no? Ecco. Ciao Giorgio, eccomi qua. Ti saluto prima di tutto. Siamo già qui pronti a registrare. E soprattutto... In nome di un Dio ti saluto. Un, appunto, in nome del Dio Priapo. Esattamente. Oh. Il Dio di tutti. Un riferente, un riverito. Sì. Saluto al gran Dio Priapo. Sì, che sarebbe il Dio di tutta la gente italica, almeno di chi si sempre, conosce. Sempre, sempre. Italica Gens, Italia Gens. Allora senti, due notizie e poi faccio il commento. Benissimo. Okay? La prima notizia viene data dal sito http, cioè poi slash irib.ir.it, che è una notizia di quelle che è molto importanti. Ecco cosa dice? Dice questa notizia, in sostanza, che un aereo israeliano è stato abbattuto in Siria, anzi dice che non è neanche l'ultimo che è stato abbattuto, ed è stato confermato anche dal sito israeliano Herodot Arenot, sì, che dovrebbe essere, se ho capito bene, un sito dell'aviazione israeliana, fu stato abbattuto questo F-16 sulla Siria. E questo tanto bene, per mettere le cose a posto, no? Ecco, così, insomma, era ora che c'erano più balle e cominciavano a prendere una sberla, perché purtroppo non se ne può più di quello che succede in Vicino Oriente, eccetera. Seconda notizia che ti voglio dire, tu ti ricorderai all'inizio di Mani Pulite di 21 anni fa, esattamente febbraio 21 anni fa, quando ho preso quel video in chiesa con la bustarella, che poi lì fu, quello fu un pretesto per poi andare oltre, sappiamo perché, tutti credevano... Però, scusami un secondo se ti... Attento, stai ben attento, che sì, qui è un discorso, anche un discorso di uomini. Sì. E qui dobbiamo fare riflessione. Sì, ma questo lo faremo dopo. Un'attenta riflessione, chiedimelo dopo, perché sennò me lo dimentico. Certo, certo. E io stavo dicendo, allora, quando cominciava in pulito, gli italiani beoti credevano che a Milano si rubava e altre città erano tutti belli, onesti, tranquilli, no? Ti ricordi il clima che c'era? Cioè, una cosa da proprio da dementi, perché pensare a una cosa del genere, che a Milano si rubava e a Napoli, Palermo, Roma, Firenze, Bologna e Torino. Tutti onesti. No, tutti onesti, se trovavano minerine per terra, la portavano subito alla polizia. Adesso, se ci fai caso, si sta verificando la stessa cosa con Berlusconi, cioè tutti dicono Berlusconi è di qua di là e gli altri capitalisti sono tutti bravi, onesti, che poi se va a vedere Berlusconi è quello meno marcio di tutti, se va a vedere in fondo, capito? Infatti, si sta verificando verità. Questo fatto. Allora io ti è dico, la verità. Allora, dato che ho il tempo limitato, ti chiedevo, dopo più tardi ancora riprendiamo il discorso, ti chiedevo un commento sulle ultime faccende del caso Berlusconi, perché voglio dire che gli italiani purtroppo da 21 anni a questa parte, ma anche prima, erano e sono ancora beoti, cioè non capiscono e non si rendono conto che abbiamo una classe dirigente da tempo antinazionale e che non fa che fregarci sempre per conto di loro signori. E si va avanti ancora a questo passo, purtroppo. E quindi ti lascio il commento a te per ulteriori chiarimenti. Allora, se vale la pena fare dei commenti, poi dovremo parlare anche di questa cosa. Questo è una stampata dal Messaggero di oggi. Ah sì, ho letto anch'io questo fatto, che hanno denunciato 5 collaboratori di Letta per truffa nel concorso. Esattamente. Bella roba. I saggi. Per fortuna che sono saggi. Appunto. Però dobbiamo dire altre cose. Allora, entriamo nel merito. Il sistema, perché qui si parla di sistema, prevede solo la corruzione. Nel 1943, quando gli americani entrarono in Italia con l'aiuto della mafia e con il vivace contributo attivo della mafia, organizzazione ovviamente non militare ma politica, tant'è che gli americani misero a fare sindaci dei paesi più importanti della Sicilia, noti mafiosi, e poi proseguirono sistematicamente nella loro salita verso il nord, sistemando mafiosi qua e là. Era l'imposizione di un sistema che si avvaleva ovviamente della collaborazione di un'organizzazione importantissima, qual è la mafia. Infatti. Allora, qui dobbiamo fare un'ulteriore precisazione. In politica non c'è mafia o non mafia, perché in teoria sono tutti mafiosi, sono tutte organizzazioni di carattere privatistico, no? A incominciare dalla massoneria. Esatto.
sono gruppi di potere che si... Guarda, io sto dicendo una cosa importantissima che per me è stata sempre molto difficile riuscire a far capire. Quando tu sei un uomo politico, sei un uomo che ragiona attraverso una serie di parametri. Lo scienziato è uno che ragiona attraverso altri parametri. Lo scientista è uno che ragiona attraverso altri parametri. Sì. Sarebbe un assurdo che noi andassimo a chiedere a uno scienziato di non tener conto dello spazio e del tempo. Comunque sia, ne deve tener conto. Certo. Esiste una scienza che si chiama la chimico-fisica, che va a ricercare, no, la sostanza fisica delle reazioni chimiche. Sì. Qual è la temperatura di cui una reazione ha bisogno, o se eventualmente quella reazione comporta un'emissione di temperatura, emissione di calore. Sì. Quelli sono elementi fondamentali, li devi andare a misurare. Va bene. L'errore fondamentale è quello di credere che la politica non sia la politica. Pretendere che il politico si muova in termini moralistici, cosa che nessun politico vero ha mai fatto, perché non è un politico, è un moralista. Poi ci sono le interconnessioni, per cui abbiamo ad esempio Don Micheletto, eccolo qua, sembra che l'abbiamo preparato apposta. Chi era Don Micheletto? Il sicario del Papa, quello che assassinava la gente per conto del Papa Borgia, sant'uomo, il quale Papa Borgia però ragionava in termini politici e non religiosi, si avvaleva della religione per spingere avanti un grosso progetto politico. Chi si opponeva finiva o pugnalato o strozzato da Don Micheletto, che non si chiamava Don perché era un prete, si chiamava Don perché era uno spagnolo, come Borgia. Con questo cosa intendo dire? Che io non mi stupisco affatto che il Papa Borgia utilizzi dei criminali per la sua politica, perché alla guerra come alla guerra. Esatto. È chiaro? Sì, sì. Allora, cos'è successo nel caso di Craxi? Craxi, e io so, conosco moltissimi retroscena, per cui inutile che entro nel merito, ha pensato bene di sviluppare una linea politica di indipendenza nazionale. Però, siccome Craxi, per poter andare al potere in una situazione che era dominata da Democrazia Cristiana e Partito Comunista, laddove il Partito Socialista era completamente succube del Partito Comunista, ha dovuto ovviamente andare a cercare gli uomini, e in quell'epoca gli uomini o li pagavi o quelli non venivano con te. Esatto. No? Andavano con quegli altri, come oggi e come ieri. Punto. Don Micheletto, eccolo qui. Micheletto. Ecco. Micheletto, non è uno scherzo, eccolo qua, Don Micheletto. Anche a farla poco. Non so quante prebende gli hanno dato, Don Micheletto, no? Però ogni... Era un prete o un laico? Cioè, donne se si No, era un laico, si chiamava Don perché era spagnolo. Ah, ecco, ho capito. Ma tanto non credo che, essendo spagnolo, era più giustificato di un qualsiasi prete. No. Perché all'epoca, come adesso... E sarebbe sempre meglio non fidarsi dei preti, i quali sono soliti fare appunto scherzi da prete. Sì, infatti. Chiaro? Allora, quando hanno voluto colpire Craxi, hanno messo in funzione una operazione anticorruzione, perché era la più facile. Qual è stata la differenza tra Craxi, tra il partito craxiano e il Partito Comunista? Che il Partito Comunista, che era molto, ma molto più corrotto di quello socialista, ha avuto degli uomini con le balle che non hanno parlato, non hanno chiacchierato. Sì. Con un mio concittadino,
tosto come tutti i romagnoli, Greganti, il quale pur di galera è stato zitto. Greganti, dici? Esattamente. No, lì la cosa è importantissima. Quando gli analisti dicono, beh, tanto il Partito Comunista era quello che avrebbe dovuto vincere, per cui l'avrebbero risparmiato, non è vero. L'hanno risparmiato semplicemente perché non c'è stato una persona che ha chiacchierato come Chiesa. Chiaro? Chiaro? Questo anche è vero. Allora, è lì la differenza che c'è tra, tra il fringuello, la differenza che c'è tra il fringuello e un corvo. Il fringuello comunque sia canta, capito? Certo, certo. Ma Craxi, poveraccio, per fare la sua politica, ha dovuto agganciarsi anche ai canarini. E siccome i canarini hanno bisogno di becchime, gli aveva dato la possibilità di sfruttare una situazione molto ignobile, che era appunto un ricovero per anziani. Ma non è il primo e non sarà l'ultimo che sfruttano i ricoveri per anziani, dove avvengono cose molto strane. Avvenivano ieri, continuano a venire oggi, o no? Sì, sì. Con tante morti strane che vengono passate per infarto. Nei ricoveri per anziani. Metani. Soprattutto se quegli anziani hanno una bella pensione, hanno dei soldi in banca. Infatti. E allora, penso che abbiamo detto quello che dovevamo dire da questo punto di vista. Certamente. L'attacco a Berlusconi non poteva che essere su questa linea. Perché? Perché c'è chi studia la strategia della guerra e c'è chi studia la strategia della guerra psicologica. Esattamente. Allora, se uno è attaccabile sul piano della corruzione, viene attaccato sul piano della corruzione. Se non può essere attaccato su quello, viene attaccato su un altro piano di corruzione. La corruzione dei minorenni, no? O delle minorenni, come se queste persone non lo facessero abitualmente, tutti gli altri, no? Come no? Chi ha il potere gestisce il potere. Esattamente, chi ha il potere è la prima forma di potere. Proprio io invito i nostri amici a andarsi a vedere quel bellissimo articolo che l'amico Giuseppe Turrisi ha messo in circolazione su Accademia della Libertà e che riguarda la storia vera della schiavitù nel mondo. Ah sì, è vero. Ecco. Ho letto allora, anche delle cose. Abbiamo chiarito anche queste cose, mi sembra, no? Altro che. Dopodiché, cosa devo dire? Devo dire che, giustamente, il personaggio Berlusconi fa parte di questo vecchio sistema, in una maniera o nell'altra. Perché? Perché per una ragione o per l'altra non è stato capace di svincolarsi dai legami e dai laccioli del vecchio sistema. Se lui lo voleva cambiare, non è stato capace di cambiarlo. E questo si chiama in politica far parte del vecchio sistema. È vero. Perché noi ricordiamo Giulio Cesare? Ricordiamo Giulio Cesare non solo perché ha vinto i suoi nemici, ma perché aveva un grande progetto di cambiamento rivoluzionario. Perché ricordiamo molto di meno Pompeo? Perché Pompeo difendeva una situazione precedente quante, no? Ora, oggi la realtà di questo paese è che il paese è completamente invischiato in una situazione quo ante, in precedenza. Ora, o noi usciamo da questa situazione o noi ci rimaniamo dentro. Di questa situazione del passato c'è dentro tanto Napolitano quanto D'Alema quanto i cascami dei vecchi sindacati di regime, sì, e quanto Berlusconi, sì, sì. È il passato. Analisi perfetta, cioè, noi ci troviamo. Analisi perfetta, Giorgio. Per fare un paragone, e lo paragone lo prendo sempre qui in queste bellissime riviste di cui consiglio sempre la lettura. Questo qui è, ecco, Storia. Devo prendere anch'io, scusami. Di che numero è? Storia? Storia, giusto? History. Ah, lo devo prendere, sì, devo prendere perché c'è quella parla della marcia su Roma, è molto interessante. Ma no, io non, è molto interessante. Preso, scusa, tu non l'hai preso solo per la marcia su Roma, ma l'hai preso anche per un altro motivo. Qual è? Io ho preso questo perché ci sono una marea di informazioni, tra le quali c'è
questa importantissima che riguarda il ruolo e la funzione di Robespierre. Ecco, Robespierre, mentre lo arrestano, l'hai detto l'ultima volta in magistrato, quello che gli ha spiegato si chiamava merda. Ma manca parla apposta. Vedi che la storia è sovrana. Sì, sì, che cazzo, capito? Che lo è. È stato fregato dalla merda, è stato fregato. Non ha avuto il coraggio di andare fino in fondo. Aveva incominciato a tagliare un po' di teste, poi evidentemente si era staccato, che ne so io. Gli era venuta una depressione. Non è che aveva titichezza, scusami. Si è fatto sparare della merda, capito? No, dico, ecco, non è che era titico, scusami, Ma sporco. Vai che ti dica io, può anche darsi. Sicuramente mangiava poco, tu. Schizzinoso com'era. Schizzinoso com'era, mangiava poco. Allora, per ritornare al discorso, e qui è veramente interessante, qui c'è appunto l'atto della ghigliottinamento di Robespierre. Sì, sì. Però Robespierre, avendo creato questo iato, questo taglio, ha permesso la nascita della società moderna, di cui l'interprete, a mio avviso, altri dicono di no perché gli sta antipatico, l'interprete più importante è stato Napoleone. Perché Napoleone, da genio italico, davvero autentico genio italico, ha fatto una sintesi di tutta una serie di elementi contemporanei e precedenti e ha creato la società contemporanea sulla quale noi oggi viviamo. Perché le leggi di Napoleone sono quelle fondamentali sulle quali oggi noi viviamo. Beh, allora, scusami, coloro che dicevano a suo tempo che Mussolini era un po' Napoleone del XX secolo, a me per quanto riguarda le leggi, non avevano torto. Siccome l'aveva detto Churchill, che era uno che sapeva esattamente quello che diceva, aveva perfettamente ragione. Certo. No, ma aveva intuito che il personaggio, nel momento in cui aveva creato un sistema nel quale l'elemento fondamentale, non a caso il ritorno e il richiamo a Roma, è la ricerca della istituzionalizzazione degli eventi rivoluzionari, aveva perfettamente ragione. Sì, allora, infatti non è un caso che il grande accademico di Francia, Claude Ferrer, fece dopo la morte di Mussolini quell'epitafio veramente memorabile, in cui era un inno alle opere dell'uomo. Sì, ma non è stato il solo, Sì, è stato il solo, no, non è solo. Esattamente. Col Ferrer, accademico di Francia, insomma. No, tra i francesi. Tra gli accademici francesi. Anche altri. Però io mi ricordo Col Ferrer che ha scritto un epitafio davvero incredibile, perché si basava su quello che l'uomo aveva realizzato. E alla fine disse che purtroppo anche lui, come Cesare, che aveva a che fare col popolino, e fece la fine che fece, e quindi fece un parallelo fra la fine di Cesare e la fine che fece lui, che insomma che è abbastanza simile per certi versi, anche se lui ha avuto un brutto. Beh, anche simile alla fine di Napoleone, se mi permette, che è morto solo soletto. Ma lui momento, che era abituato a dominare le masse. Di Napoleone si parla che fu avvelenato addirittura, non è che morì. Vabbè, sarebbe morto in ogni caso, no? Sì, sarebbe morto in ogni caso. Certamente sì. Napoleone sì, anche lui insomma, a Sant'Elena. Ti immagini che gli inglesi lo rimandavano a casa? Mai. Avevano paura del nome. E poi diciamoci rettondo, cioè tu guarda, proprio per Napoleone vorrei chiudere qui il discorso. Napoleone, siamo a Waterloo, era nel 1815, se non sbaglio, giusto, la battaglia di Waterloo, no? Che si svolse nell'anno, mi pare che si svolse nello stesso periodo in cui ci fu il congresso di Vienna, no? Tu ti immagini se Napoleone... Fu fatto subito dopo. Sì, ti immagini se Napoleone... Per sancire gli accordi tra i vincitori, esatto. L'equivalente all'equivalente di Norimberga. Sì, e bravo. Ti immagini se Napoleone avesse vinto a Waterloo, quelli lì che cosa avrebbero fatto? Cioè, perché per un pelo non vinse a Waterloo Napoleone, per un pelo. Veramente per un pelo, e grazie a quello che tutti chiamano il tradimento di Grouchy. Bisogna vedere se è un tradimento vero, stile
generali italiani o se era un tradimento perché lui effettivamente non è riuscito ad arrivare per tempo, ma non credo. Allora, Napoleone in questi casi, ascolta, Napoleone il soldo conta. Napoleone ebbe il suo Dino Grandi che era Talleyrand, come Mussolini, Dino Grandi e lui Talleyrand. Sì, ognuno. Guarda che Talleyrand ha fatto il doppio gioco, sì. Però se c'era una persona che era fedele agli interessi francesi, quello è stato Talleyrand, quello è stato un grande della politica. Napoleone. Perché è riuscito, dopo la feroce sconfitta napoleonica, a far risalire la Francia durante il congresso di Vienna, sì, al rango di primissima nazione, no, a livello di Austria e Russia, non è poco. E beh, infatti, questo sì, va riconosciuto, cioè tutto l'incontrario di quello che fece Dino Grandi. Magari noi avessimo avuto un De Gasperi che fosse alla stessa altezza. Ma per carità, lo sogniamo. Sono constatazioni che noi dobbiamo fare. No, quindi voglio dire, i francesi anche nel tradimento ci superano, cioè nel senso che uno sì che è uno tradito, però alla fine ha salvato la Francia, come dici tu, e l'ha equiparata altre potenze continentali. Ecco. Ma perché il tradimento dei francesi che hanno fatto nei confronti dei francesi dell'État français, cioè dello Stato francese, quello che chiamano impropriamente di Vichy. Sì, sono gli altri che hanno tradito, esatto, perché Vichy era lo Stato in cui la Francia intera aveva eletto, no, il maresciallo Pétain a capo dello Stato, quindi il maresciallo Pétain aveva tutti i diritti di fare un accordo di alleanza con la Germania. Sì, certo, questo non è che, cioè, se noi facciamo un esempio. Noi sappiamo perfettamente che la Repubblica Sociale Italiana era una Repubblica di diritto per la semplice ragione che se il capo dello Stato scappa, prende il suo posto sullo stesso territorio. Per me va bene così. Però rispetto al caso francese, il caso è diverso. Sì. Perché in ogni caso la Repubblica Sociale Italiana è nata in alternativa comunque a un regno, no? Il quale, seppur fellone, quindi traditore, sì, fuggiasco, sì, tra l'altro sempre in questa rivista, vedi che stranezza, fanno una considerazione molto interessante di questo tipo, e lo facciamo vedere perché è importante, sì, mi pare che sia qui, sì, cosa sarebbe successo, sì, se il re non fosse... Ah, non fosse scappato, beh. Sarebbe successo che il re avrebbe conservato il regno, adesso non entro nel merito, ma avrebbe conservato la stima del popolo italiano. Vedi come dice. Avrebbe, sì, probabilmente sì. Ma guarda, a questo... Sì, sì, infatti è molto chiaro. Allora, ti dico solo una cosa. Allora, cosa significa? Il Kesselring, che allora, era una persona che sapeva ragionare, sì, l'ha fregato lasciandolo scappare. Infatti, ti dico solo una cosa, che il re Umberto II, siamo nel 56, in tempi non sospetti, pensando a queste cose, sa cosa disse al giornalista Loris Lolli del Messaggero, parliamo di metà aprile del 56, lo sai, sì, cosa disse? E che disse esattamente, sì, che se lui avesse avuto libertà di agire, sarebbe andato al nord, perché disse, era lì che si difendevano gli interessi dell'Italia. E ti dico che se Umberto II avesse potuto fare questo, sicuramente avrebbe salvato la monarchia, o quantomeno non sarebbe andato in esilio come è andato. Allora, cos'è successo fisicamente? Che quando il re vuole scappare, no? Lui che... Non voleva. Era un debole, lui non voleva. Sì, sì, esatto. Esatto. Perché lui disse, a noi ci fregano, infatti, la reputazione è fregata, lui prendeva esempio da Leopoldo del Belgio. Sì. Allora la madre, che lo chiamava Beppo, gli disse, sì, Beppo vieni con noi, se no ti ammazzano. E lui che era obtorto collo, pur ragionando, dovette obbedire. Allora finisco... Proprio, sì, questa cosa con questo discorso. Sì, poi concludo, perché c'è un problema di linea adesso. Eh?
Alberto ed Elisa Benzoni, che sono degli storici che fanno... Comunque fossero andate le cose, si sarebbe poi affermata nel corso del dopoguerra una forte destra conservatrice ma sicuramente democratica, con la triplice conseguenza di ridurre drasticamente il ruolo dei nostalgici di Salò, è verissimo, perché il ruolo poi dei nostalgici di Salò fu tradito, no? Come abbiamo detto dal buon almirante Michelini, Turchi e quant'altri, e conosciamo perfettamente tutto, di rimettere in discussione la centralità della Democrazia Cristiana e infine di contestare al Partito Comunista il ruolo di unico interprete dei valori della Resistenza. Chiamiamoli i valori della Resistenza, sappiamo che sono cazzate, ma in ogni caso è questo qui. Sì, sì. Bene, allora, cosa significa? Significa che la dignità paga su tutto il resto. Esattamente. La dignità paga su tutto il resto, non c'è niente da fare. La storia è fatta di personaggi che dimostrano dignità. Giusto, sono d'accordissimo su questo punto. Allora, con questo io vorrei concludere, riprendendo il discorso di prima. Questi governanti di oggi sono nelle mani di questa gente che quando li beccano li scaffano in galera, li bruciano a tutti i saggi, quanti. Perché... I saggi di Letta, diciamolo pure. Facciamo un'analisi, perché è un'analisi importante che riguarda il sistema. Sì. Oggi come oggi il classico professore universitario è un punto di riferimento. Allora uno che sta al governo dice, ma io chiamo dei professori universitari. Se non che questi professori universitari arrivano alle cattedre per corruzione, per raccomandazioni familiari, per familismo, nepotismo, per eccetera. Accordi sotto banco, non per cultura. Sono d'accordo. Non solo, ma capita poi un fattore ancora più grave, che il professore universitario serio, che vuole circondarsi di assistenti validi, deve per forza di cose scavalcare questo sistema che si basa sui concorsi, i quali sono concorsi che permettono e favoriscono la corruzione, per cui è costretto a fare salti mortali per tenersi una persona valida. Ne consegue che il professore vincitore di concorso lo è corrotto in quanto vincitore di concorso. Il professore che ha voluto scavalcare i concorsi per assicurarsi la collaborazione di persone valide, lo colpiscono immediatamente perché per poter fare questo ha dovuto scavalcare i concorsi. Esatto, quello che succede. Sono tutti compromessi. È vero, è vero. Sono tutti compromessi. Tutti, se bene, come se io domani, partendo da Roma, andassi a fare il sindaco di un paese della Sicilia. Ma chi mi potrebbe contestare che sono un mafioso? Nessuno. E appunto, allora io non vado a fare il sindaco in un paese della Sicilia. Certo. È talmente... Nemmeno chiaro. Se bene, mi chiamano, hai capito? Benissimo, vabbè, devo chiudere qui per il momento, poi ci riprendiamo più tardi. Perché abbiamo quando vuoi. Sì, no, c'è di fronte a continuare ancora perché su Berlusconi c'è ancora da dire. Intanto ci sentiamo. Su Berlusconi abbiamo detto, su sì, Berlusconi certo. È vittima del sistema, sì, magari, di cui è stato dubbi, collaboratore, no, dico, magari, per incapacità no, di uscirne fuori. Io mi riferisco a Berlusconi, unico politico nel dopoguerra, dopo Mattei e dopo anche un pochettino Craxi, che ha fatto due operazioni di politica estera nel vero interesse della nazione italiana. Ecco, ed è stato colpito per questa ragione. Esattamente, quello volevo dire. Allora noi ci dobbiamo chiedere per quale ragione una masnada di personaggi, adesso il primo che mi viene in testa, Santoro, sì. No? Sì, sì o no? Santoro, ma tutta altri, la masnada. Sì, sì, legata intellettuali, a tutti questi giornalisti. Cosa... Allora, tutti questi qui si sono prestati a pagamento per colpire Berlusconi nel conto di loro signori. Insomma, l'Italia sempre tradita, purtroppo. Questo è fatto. Esattamente. Questo è fatto. Esattamente. Allora, a più tardi, Giorgio. Gli italiani sempre traditi, gli italiani. Sì, certo, gli italiani, certamente. No, l'Italia per gli italiani, ovvio. Niente, Giorgio, ti ringrazio fino per il momento. Allora, a più tardi. Grazie a te. E che ho altre notizie in ballo quando da dire. Vuoi, come okay. Vuoi. Ciao carissimo. Esattamente, vi saluto. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.